Sono passati abbondantemente 10 secondi. Allora, vediamo. Walks 0. Quindi tutte le S finali eliminate. Questo no. Vabbè, proviamo. Aiutino. Parola rimossa, bene. Where, works, niente, anche le W iniziali vanno eliminate. Questo no, loses ovviamente no. Andy, le A, quelle con la seconda lettera vanno eliminate, eliminato, eliminato, insomma, eliminando works abbiamo avuto tanta fortuna. Tower è possibile? Sì, è possibile. Ha finito a zero anche Tower. Va bene. Shock è possibile, però vediamo un po'. Allora, Will no. Tower, Stot è possibile. Event anche. Shady, Tower, no. Anche questi sono possibili. Ci sono Shady, Event e Stot. Tutti e tre mi pare sono possibili. Allora, iniziamo con Stut 1. Maledizione, vediamo se riusciamo a ripristinare i tentativi. Dannazione, con l'intelligenza bassa fare queste cose, però è divertente. È più difficile, ma è divertente. Parola rimossa. Parentesi, ecco, no. L'ho già usata questa? Maledizione. Sono poche. Ah, qua ce n'è un'altra. E vai. Ma allora, mancavano event. Bene. Ecco qua. Ok, porta aperta. Là dentro ora c'è un super goal che tra l'altro mi sa che verrà subito a farci visita. Perciò non ci andiamo pesante. Questi li prendiamo. Eliminiamo i nemici e poi prendiamo la tuta Azmat. Entriamo là dentro. Allora, da dove si entrava? Da qua. O da sopra? No, da qua. Ok. Mamma mia, mi sono cagato sotto. Vabbè. Dai, dai, spunta, spunta. Maledizione, era meglio se lo uccidevo. Questo con un colpo secondo me mi ammazza. Guarda dove è andato. Oh, ok. Credo non ci siano altri nemici. Allora, mettiamo la tuta Azmat nei preferiti. Mettiamo qua sopra. Ok, perfetto, perfetto. Allora, qua abbiamo la provetta che ci interessa. Eccola qua. Questo luminescente, un bel po' di cose leva. C'è altro qui? No. Va bene. Ok, ormai non dovrebbero esserci nemici troppo pericolosi. Perciò possiamo rimanere anche con la tuta Azmat. Scusate un attimo, avevo sentito dei rumori. Cos'è la matita? Allora, di qua devo andare. C'è la nota del capo di questa zona. Ecco, questo mi pare che è il primo giusto. Non mi ricordo però il materiale qual era. La storia di questo luogo, se non la sapeste, è che praticamente loro stavano cercando di creare questa quest'armatura,
perché era l'unico modo per far sì che gli Stati Uniti d'America, o comunque l'esercito, venisse qua ad aiutarli. Però questo, coloro che stavano lavorando, non lo sapevano. Lo sapeva soltanto quest'uomo, mi pare, che è qui e che lo scrive nella nota. O forse questo. O forse questo qui era uno di quelli che lavorava, mi pare di no, però. In ogni caso, erano stati chiusi dentro e costretti a lavorare. Loro non sapevano niente, non sapevano neanche che fuori c'era stata, diciamo, l'esplosione atomica. La guerra atomica era iniziata definitivamente. E perciò erano costretti, dovevano completare, diciamo, questo prototipo il prima possibile, in modo tale che gli americani sarebbero venuti qui ad aiutarli, perché se no non avevano bisogno di loro e non avevano neanche bisogno motivo, no, bisogno motivo di aiutarli, di salvarli. E quindi questa è la storia, diciamo, di queste persone. Alla fine hanno fatto partire l'allarme, qualcosa del genere, si sono ammazzati a vicenda. Questa è la fine che hanno fatto. Qui ci dovrebbe essere un ghoul. No, mi ricordavo male. Ok. Mina criogenica. Porca troia, devo stare attento. Eccolo. Sì, parababà. Ok. Tutto finito. Bene. Qui forse c'è l'altro, come si chiama? No. Carne di bramino che sembra una lingua. Bacche whisky. Ah, eccolo. Questo è l'oro. Ok, ora ce l'abbiamo entrambi. Password. Vedi, con questa password possiamo uscire. Trappole. Perfetto, altrimenti dovevamo avere l'abilità per aprire i terminali di tipo difficile. Ok, a questo punto abbiamo completato. Ci manca solo di portare a termine l'esperimento. Perché devo aprire? Ah no, perché questa è un'opzione. Questa è un'opzione della missione, ovvero far scattare l'allarme in modo da poter uscire, ma noi non ne abbiamo bisogno. Possiamo direttamente e definitivamente completare la missione. Allora, questo lo prendiamo. Mi pare che bisogna mettere oro. E l'altro che non mi ricordo cos'era, mi pare dovrebbero essere giusti, vediamo un po'. Facciamo la scansione. Ora è cobalto, no, non era quello giusto. Forse è questo quello giusto? Maledizione. Vediamo un po'. Acido cloridico. Allora, vediamo un pochettino. Allora, idruro di litio e oro ci vogliono. L'idruro di litio. Ok, allora intanto mettiamo l'oro qua. Alla fine ne ho presi 50.000, quindi. Qua ci mettiamo la provetta. Va bene, andiamo a prendere l'idruro di litio. E a questo punto credo sia questo. Va bene, quindi quello rosso è quello che si trova lì vicino al PC per aprire la stanza dove trovate la provetta. Ok, dovremmo esserci. No. Ah, forse devo identificare il campione. Vediamo. Gallio. No, non è neanche questo. Ok, doppio fail. Va bene. Controlliamo bene dove ho missato l'oggetto che mi serve. Allora. Allora, qui no. Magari qua. Ok, no, perché tra l'altro questa zona non è la zona di ricerca. Allora forse è sotto? Dove mi manca di vedere? Ah, eccolo. Era questo. Ok, quindi questo in questa stanza verde e poi quello rosso che si trova qua sopra. Sembra che io non mi stia sbagliando e non abbia già dimenticato dove si trovavano. Comunque. Ok, adesso ci siamo.
Ecco qua. Devo premere B, sì. Ed ecco qua, ora esce il pezzo, diciamo, raro di armatura atomica, che non ricordo neanche che effetti avesse. In realtà mi sembra che non fosse nulla di che. Non ricordo se è T60 o semplicemente una T45, una T51. Ah, ecco. L'esposizione alla radiazione aumenta il recupero dei punti azione. Va bene. Progetto completato, possiamo andare a parlare con la Mister Andy, la Mister Nanni, e farci L'Agricoltura aprire. Elwood ha ordinato degli straordinari obbligatori a causa di alcuni obiettivi incompleti. Hai completato il progetto sulla rivista. E il prototipo? Magnifico! Il direttore vorrà vederlo immediatamente. Prego, seguimi. È finito l'effetto della carne di cervo che mi dava più 25 peso trasportabile. Anzi no, pensandoci posso rivestirmi mettendo l'uniforme dell'esercito e ho 10 in più, preciso proprio. E non ho bisogno di fare altro. Mettiamo gli occhiali per la percezione, casco protettivo e vari altri equipaggiamenti. Ok. Il torace. Ah, ce l'ho il torace, sì. Andiamo quindi dal direttore. Direttore d'orchestra. Molli. Eccoci qua, dal direttore. Questo è l'ufficio del direttore Elwood. Immagino che sarà emozionato di vedere il prototipo. Certo, emozionatissimo. Ah, comunque sì, il direttore era qui, quello là dentro era un altro. Direttore, molto emozionato. Cavolo, forte comunque. Meglio prenderci un po' di esperienza. Questa è una specie di piccolo bug perché, Scuso per il direttore. insomma, dovrebbe parlare prima e poi essere attaccata. Deve essere l'influenza. I sistemi contabili indicano che sono autorizzata a fornirti un bonus completo. Ecco il tuo bonus, meno le tasse e le detrazioni. Purtroppo, a causa della mancanza di progetti, siamo costretti a licenziare i membri del personale in eccesso. Il Ecco. licenziamento non è causato dalla qualità E del qua pensavo che mi lavoro. attaccasse. Saremo lieti di fornirti una lettera di referenze. Spegnimento. Ok, missione completata. 206 punti esperienza, che sono un bel Ehi. po'. Però insomma, non so qui dove sarei potuto andare a dormire. Rivista. Nucleo di fusione, c'è qua. Guardiamo un po' di cos'è. A Dogmit. E quindi ragazzi, abbiamo completato questa missione, abbiamo la nostra tuta Azmat. Ora dopo tornerò di nuovo al Drive-In Starlight, andrò a vendere qualcosa come al solito e nel prossimo video inizieremo a muoverci in questa direzione. Saluti da Catena Pisa.